a studiare questa sequenza di piazze, questo ritmo, partendo dal centro storico, passando vicino al Tempio Malatestiano, arrivando all'ingresso del sottopassaggio. Passando sotto la stazione si troverebbe una situazione di questo tipo, una situazione di questo tipo che potrebbe essere simile a quelle che si trovano negli attraversamenti sotto la prospettiva Nevskij di San Pietroburgo, nelle metropolitane russe, con una serie di attività commerciali che rendono sicuro questo spazio. Vedete, al centro c'è anche una piazza ottagonale che in realtà è illuminata, abbiamo visto pure nell'altra sezione, dall'alto, è ventilata dall'alto in una zona dove non ci sono binari. Questo invece è quello che sarebbe la vista uscendo dal sottopassaggio nella piazza del mercato. Questa è l'interno della piazza del mercato di giorno, quando ci sono le attività mercatali, appunto, e questa è la stessa piazza quando sparisce il mercato e compaiono, come ripeto, a Campo dei Fiori a Roma o a Piazza delle Erbe a Verona, una serie di attività per la movida serale. E questa invece è l'altra sequenza, vedete appunto questa articolazione di spazi lungo questa spina dorsale che si articola con una serie di piazze. Questa è uscendo, diciamo, dal Cardo, andando verso l'edificio municipale, vedete sul fondo si vede quell'oggetto bianco che dovrebbe richiamare l'attenzione in quella direzione, come avviene, diciamo, in quasi tutte le città, in tutte le città storiche italiane. Altri riferimenti visivi, un'altana in quella zona. Questa è la piazza del Cinema Teatro, questa è la zona sportiva a ridosso della scuola che è stata proposta, questa è la zona del centro sportivo e questa è la piazza finale della chiesa. La cosa, in realtà noi abbiamo cercato anche di andare oltre il disegno e quindi è stata fatta una valutazione economica, dimensionale ed economica di questo intervento. Semplicemente ipotizzando che questo paese si renda conto che noi abbiamo un patrimonio normativo fenomenale che nel 1925 è stato smantellato con le leggi fascistissime, che consentiva agli enti pubblici di lavorare in competizione sana con i privati, svolgendo il ruolo di calmiere e svolgendo soprattutto il ruolo del buon padre di famiglia, perché fino a che l'Istituto per le Case Popolari, dovunque, non solo a Roma, in Italia, ha avuto la possibilità di costruire in proprio per conto terzi case d'affitto, case da vendere, negozi da vendere, azzerando i costi di costruzione delle case popolari e dando un esempio del buon costruire, quindi chi poteva scegliere di andare a vivere in una casa dell'Istituto Case Popolari, e Roma c'ha degli edifici meravigliosi, poteva scegliere, a quel punto il privato poteva costruire, nessuno glielo impediva, ma aveva un modello al di sotto del quale non poteva andare. Quindi se io ti do uno standard, un range, tu ti devi uniformare e quindi svolgo un ruolo di buon padre, ti sto educando. Invece nel momento in cui è stato demandato tutto al privato, si sono costruite porcherie che sono andate sempre peggiorando e che non sono andate peggiorando solo a livello estetico, ma sono andate peggiorando a livello di materiali, a livello tecnologico. Abbiamo edifici. Il fallimento dell'Istituto per le Case Popolari romano è dovuto ai mostruosi costi di manutenzione di mostri come Corviale, come Torbella Monaca, come Serpentara, come tutta una serie di edifici mostruosi costruiti col cemento brutalista che ha un degrado mostruoso e che necessita di costanti opere di restauro che gravano sulle casse dell'Istituto per le Case Popolari e in qualche modo sulle nostre tasse, mentre invece i progettisti degli anni 10-20, di cui ho studiato e ho pubblicato tanto, dicevano dobbiamo costruire con materiali durevoli per prevenire i costi di manutenzione. Allora, se noi riprendessimo in mano queste normative e ipotizzassimo, visto che molti di questi terreni sono pubblici, che il pubblico possa costruire su questi suoli, piuttosto che andare a demandare a privati di costruire suoli lontanissimi e quindi potesse vendere le case in eccedenza, si avrebbero delle cose interessanti. Abbiamo ipotizzato, prendendo i costi che sono pubblicati, diciamo costo di demolizione attuale, costo di costruzione, quello che potrebbe essere la vendita secondo il borsino immobiliare dei locali commerciali, degli appartamenti, eccetera. Abbiamo fatto praticamente una stima, abbiamo 2.179.000 metri cubi di edifici che sono stati proposti, 5.730 abitanti insediabili,
3.300 posti auto, di cui 2.050 pubblici e 1.250 privati. Costi proventi, i proventi possibili dalla vendita degli immobili sono 647 milioni, i proventi dalla vendita dei box 50 milioni, detraendo le spese di costruzione e di demolizione rimangono nelle casse pubbliche 225 milioni di euro. Basta semplicemente fare il raffronto con i costi della nuvola di Fuxa Salleur, dove sono stati spesi 560 milioni di euro, ne occorrono altri 400 per finirla, per un edificio che non verrà mai messo in funzione perché ci sono una serie di problematiche acustiche. Quindi noi, se volessimo fare uno slogan, dovremmo pensare che noi oggi, invece di fare grandi opere, dovremmo fare opere grandi. Non dovremmo chiamare Archistar per costruire edifici fini a se stessi, ma dovremmo fare edifici molto più, diciamo, a scala umana, che servano a sviluppare e mantenere viva l'economia locale, costruire da artigiani locali, quindi investire sull'artigianato, sulla piccola e media imprenditoria locale, per fare edifici che rispettino il senso di appartenenza del luogo, che rispettino il genius loci e rispettino soprattutto le comunità. Adesso arriva il momento delle domande, vi chiedo un piccolo sacrificio di venire qua a farle, perché se mi alzate tutta la mano io poi non mi ricordo qual è l'ordine esatto e dopo qualcuno può essere superato. Chi si offre volontà per le domande, prego. Pronto, 1, 2, 3. Volevo aggiungere solo un'ultima cosa, che è molto rispettoso questo tipo di intervento e questo metodo, perché le persone che stanno in quell'area, anche se c'è qualche demolizione o c'è qualche disagio, così come abbiamo indicato per la scuola svizzera uno spostamento, non vengono cancellati, demoliti e spostati a 40 km di distanza, viene spostato a pochi metri di distanza, così come per alcune case che ci sono, che vengono demolite e spostate a pochi metri di distanza. Scusa, grazie. Sì. Solo un'ultima cosa, siccome immagino che le domande siano diverse, sarò brevissimo. Facciamo due brevi in modo che tutti abbiano la possibilità di smettere. Ovviamente il plauso è d'obbligo. Nell'immaginario uno pensa che la densità di abitanti sia qualcosa di negativo. Io ho appreso che densità è meglio. E allora la domanda che pongo è: c'è una soglia, un rapporto densità abitanti oltre la quale non è meglio? Grazie. Allora, il problema densità è un problema che è stato generato soprattutto da queste culture della cosiddetta città funzionale, e che è ampiamente dimostrato dai centri storici di qualsiasi luogo del pianeta non essere un problema, perché il problema è tra la densità abitativa e la densità urbana. Densità urbana non è un problema, la densità abitativa è un altro problema. Se io concentro troppe anime all'interno dello stesso edificio, all'interno della stessa casa, io creo delle situazioni che l'eziologia ci dimostra essere completamente sballate. Nel momento in cui io densifico il tessuto, il centro storico di Roma è uno dei più densi d'Italia, che però si accompagna con una serie di luoghi per l'aggregazione, per la socializzazione, il problema della densità non c'è. Quello che è il problema è nel rapporto dimensionale tra l'altezza degli edifici e la larghezza degli spazi sui quali si affacciano. E questo è un discorso che noi abbiamo tenuto in considerazione, ma che deve necessariamente rifarsi a proporzioni geometriche di correttezza proporzionale tra larghezza e altezza, piuttosto che in termini numerici oltre 5 abitanti non ci possa andare. È ovvio che noi abbiamo tenuto in considerazione quelli che invece sono gli standard secondo i quali bisognerebbe creare gli alloggi, perché poi c'è tutta una progettazione architettonica che non è stata mostrata e che tanto comunque sulava, diciamo, dal programma che ho fatto sviluppare i ragazzi, ipotizzando una media di 4 abitanti ogni 100 metri quadrati di abitazione oltre i quali non andare. Cioè io non densificherei la gente all'interno degli appartamenti, perché quello è un serio problema. Non si può ipotizzare di mettere in 45 metri quadrati 4 persone. Quindi una logica, secondo quelli che sono gli studi che sono stati condotti negli anni,
dice che grosso modo una casa per 4 abitanti dovrebbe essere non inferiore ai 100 metri quadrati. Grazie. E proprio così aveva studiato lo spazio, no? Struttura umana, di quanto era necessario come spazio vitale. Ma al di là di fare i complimenti per quanto nella costruzione, ingegneria, nell'architettura, nell'elementaria si vada a ricercare soluzioni urbanistiche che sono di un grande falso interesse e grande intelligenza quando la ci si applica, perché è l'applicazione fondamentale. Tuttavia, volevo farle da riminese alcune precisazioni e alcuni dettagli che potrebbero essere utili alla bisogna, l'avevo detto semplicemente. La prima consiste nel fatto che relativamente nello studio di questa unità della città, le posso ricordare che fino ai primi anni 70 la nostra città contava, quella che si dice intro le mura, 14.700 abitanti. Un paio di decenni dopo gli abitanti sono diventati 4.700, quindi il tessuto del centro urbano, come tutte le città appetibili e avendo una campagna, un circondario così ampio di tessuto, come dice, agricolo, molto più economico, al quale dovevano trasferire le residenti, era la forma, era la chiave per la quale si è ottenuto quello che era la riminizzazione, che la quale abbiamo dato poi un ampio esempio nella zona Tour del Mare, più che altro. Ma senza volermi dilungare su tutti questi aspetti che potrei, io non voglio sottolineare, ma a stare anche per lungo tempo di scoprire su questo, le volevo ricordare due o tre dettagli. La prima è che per quello che riguarda la parte dell'Ausa ex, lì c'è una tombinatura, quindi il concetto del lago diventa un po' più complicato. C'è la tombinatura che del Fogni è porta, quindi non ha più sotto, non è stato solo riempito di terra nel 72-73, ha fatto l'intervento, e hanno fatto questa tombinatura di cui c'è anche recentemente un intervento che ha fatto per quello che riguarda le depurature. Due, riguarda l'area mercatale. L'area mercatale richiede attualmente 35.000 metri, quindi il computo che avete fatto voi sono assolutamente molto distanti da quello che è la necessità, perché sono un numero assolutamente a largo. E comunque l'unità del tessuto, la ferrovia, rappresenta per la nostra società anche in maniera istituzionale, perché anche le leggi e i decreti comunali si distinguono in due casi. Al di qua, al di là della ferrovia. Quindi questo precisa esattamente tutta un'identificazione che separa la città, e il TRC è un elemento ulteriore di separazione, che con la quale, al di là di quello che si è stato detto, quindi la ricucitura del tessuto non può essere vista che favorevolmente bene, però vanno osservati alcuni dettagli, come le dicevo, così come il CEIS, che di cui avete accennato il trasferimento, che funziona per le sue caratteristiche di situazioni che devono essere riprodotte eventualmente, ma complessivamente, rivedendo alcuni aspetti, è certo che l'urbanistica, la città ideale, è sempre il concetto che ci interessa di più, ma ha sottolineato, questo mi interessa molto, la necessità e l'importanza di avere un tessuto commerciale, abitativo, residenziale e commerciale. Questi due garantiscono la vivibilità di una città. Quindi adesso non vorrei dilungare, non voglio rubare la parola. Però vorremmo rispondere, nel senso che questo documento e questo progetto redatto vuole essere uno strumento prima di tutto di negoziazione, nel senso che nel momento in cui si va a proporre un intervento importante per la città, sarebbe anche utile arrivare alla definizione finale di quello che si va a proporre, e in questa maniera dare la possibilità di poter scegliere se continuare nello sviluppo di un progetto o meno, cosa che attualmente in Italia mi sembra accada molto raramente. Condivido ovviamente la stragrande maggioranza delle cose che lei ha detto, sarebbe assurdo non condividerle. I valori dimensionali sono stati ampiamente rispettati, perché ripeto, il mercato è ipotizzato che parta da questo lato della ferrovia, passi fino all'altro lato, i 35.000 metri quadri sono anche superati eventualmente.
Poi è ovvio che ci sta da prendere in considerazione queste norme, però fino a un certo punto, per cui se noi abbiamo delle leggi sballate occorre che le iniziamo a rivedere piuttosto che prenderle come il Vangelo. Io prima ho detto la 1150, 1404, 1440, 467, 765. Abbiamo un patto normativo vergognoso urbanistico italiano che va necessariamente rivisto di sana pianta, ma non va rivisto con i metodi che ci aveva fatto vedere il governo Berlusconi e tutte le varie regioni che si sono uniformati ai vari piani casa vergognosi approvati sotto Ferragosto come quello di Roma. Non si può operare in quel modo e non si può operare nemmeno nel modo in cui operiamo oggi. Bisogna mettersi al tavolino e cercare di capire quelli che sono i modi per rivedere il modo di fare urbanistica in questo paese. Noi abbiamo la legge 1150, è del 1942 ed è stata la prima a livello mondiale, la prima legge urbanistica che ha messo nero su bianco, tramutando in legge i cosiddetti punti dottrinali pubblicati nel 1941 da Le Corbusier da solo, perché non ci fu un accordo sul CIM, sul congresso del modernismo internazionale di Atene del 1933, e nel 1941 lui da solo, litigando con Gideon che gli diceva non ti permettere di pubblicare un qualcosa che non riguarda il consenso dei 100 convenuti, lui lo pubblicò perché andava per termine slecchinando Hitler, Mussolini e Stalin alla ricerca di lavori, e dato che aveva una copertura di sponsorizzazione di industria automobilistica alle spalle è riuscito, perché Boisen era il suo sponsor principale, è riuscito ad imporre ai paesi, quasi tutti i paesi del pianeta, il suo modo folle di pensare all'urbanistica. E noi oggi abbiamo ancora una norma che segue il sistema folle della zonizzazione ipotizzato per la città funzionale, che non può più essere preso in considerazione. Nel 2005 un grandissimo giornalista americano che si chiama James Howard Kunstler ha pubblicato un libro che si chiama The Long Emergency, che è stato pubblicato in Italia con il titolo Collasso, che fa vedere quello che sarà di qui a poco. Alla fine il sottotitolo è come sopravvivere alla fine dell'era del petrolio a buon mercato, quello che sarà questo mondo grazie al modo assurdo in cui abbiamo pianificato le nostre città. Quindi oggi siamo ancora in tempo per rivedere questo sistema forte, dobbiamo necessariamente rivederlo, e i politici, perché purtroppo noi possiamo fare questi convegni secondo me sono importanti a portare a conoscenza di altre possibilità. Perché purtroppo l'ideologia in questo paese la fa da padrona, nelle università si fa il lavaggio del cervello piuttosto che cercare di capire come risolvere i problemi, e quindi ben vengano questo tipo di esercizi che io amo fare con i miei studenti e mettermi a disposizione di chi me lo chieda, perché sono l'unico modo per cercare di portare un'alternativa ad un sistema affinché il nostro corpo politico metta mano a delle leggi folli che oramai hanno fatto il tempo che hanno fatto. Allora, innanzitutto i complimenti per il progetto, perché sicuramente cioè in questi anni non siete stati fermi, insomma, quindi è qualcosa di assolutamente apprezzabile. E detto questo, mi sembra un punto di partenza, un ottimo punto di partenza, ma vi domando se avete fatto anche i conti con il discorso culturale che va fatto per preparare, insomma, le persone a recepire un progetto di questo tipo, perché a mio avviso è perfetto, ma non riesco a vedere come possa essere applicato quando la maggior parte delle persone, insomma, con cui abbiamo a che fare ogni giorno pensano, diciamo, sempre in termini di interessi personali. Cioè, noi non abbiamo una cultura
della pianificazione in nessun campo, cioè io non vedo persone che cercano l'aggregazione, cercano la soluzione, diciamo.